Salve gente, sono Larus, eccomi qua su Mountain Blade 1257 anno domini. È da un po' che non ci sentivamo, ho dovuto studiare un pochettino perché ero un po' incasinato con la scuola, però adesso eccoci qui. Dopo settimane che non facevo video, veramente settimane. Ok, nell'ultima puntata, ricordate bene che eravamo in guerra con la Norvegia. Però il regno di Scozia è riuscito a ottenere una pace. Cosa brutta, perché io preferisco la guerra. Perché ovviamente la guerra è l'unica fonte di profitto che ho, visto che non ho una città ancora e non ho nulla di che. E siccome io posso fare praticamente quel che cazzo voglio, nessuno mi può dire nulla, io vado ad attaccare i gallesi. Per i cazzi miei li vado solo ad attaccare così e li faccio un po' il culo. Così io personalmente sono in guerra con loro. Loro non mi possono dire nulla. E quindi posso fare quel che cazzo voglio. L'importante è quello, no? Andiamo a Dowidid. Oddio, qua ci sono un casino di homines. Devo di ammazzare un po' i cimbri. Sti qua, i ciambri. O cimbri. O cimbri, non so come chiamarli. Oh, saccheggiato. Arbefrab. Vediamo quanti cittadini ha Arbefrab. Cioè quante persone ha 700. Ne ha tanti. Quindi la battaglia dovremmo dare un po' più distanti. Dobbiamo essere un po' più distanti. Qua c'è un villaggio pronto a essere saccheggiato. Quindi saccheggiamo il villaggio. Ma prima dobbiamo ammazzare questi qui, questi 111. Custodes. Ammazziamo i custodes allora. Sì, custodes. Se ci arriviamo. Oh, i cimbri. Ok, Cimri Setid, what do you want? Io viaggio sotto la protezione del re inglese. Non devi fermarci. Ok, attacchiamo. Va bene, 92 truppe contro 25. Questa qua non è che voglio proprio saccheggiarle, far casini del genere, però. Oddio, che boschi. Comunque lo faccio più che altro perché così ho un casus belli alla fine, posso entrare in guerra con loro, saccheggiare i loro raccolti, fare cose abbastanza cattive, sapete, cose che si fanno di solito in guerra. E a quanto pare il nemico non vuole spostarsi. Ho dato tutti gli uomini di ordine di caricare. E qua, eccoci, eccoli qui, eccoli qui. Uomini. Uomini, uomini, uomini. Che fighi però che sono, con lo scudo. Cavalleria, mantenete la posizione. Guardate lo scudo colorato con il mio stemma. Minchia, sono fighissimi. Così, ho un casus belli. E la Scozia entrerà in guerra. Ed è una buona cosa. I nostri uomini sono quasi giunti. Guardate l'impeto dei miei uomini. Nulla li può fermare. Un albero, sì. Carichiamo. Yeah. Cioè, li investo più che altro. Ah, hanno degli arcieri potentissimi però sti qui. Oh, minchia che arcieri. Cioè, 102 di danni da una freccia. E mi hanno pure stordito. Mio Dio, se sono tosti. Però di fanteria non hanno nulla. Uomini! Io ho vinto! Ok. Li abbiamo ammazzati tutti. Non c'è stato... Oh, questa cosa qui è un buon elmetto. Quindi lo prendo.
Ok. Va bene così. Ora possiamo andare a saccheggiare un po' in giro. A zonzo. Questo qua è meglio che lo lasciamo un po' stare. No, 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 no. Facciamo un po' di Lutenbarn. Razziamo tutto quanto. Non dovrebbero romperci le balle. Tanto. Lutenbarn. Prendiamo tutto quanto. In inglese intanto. Venezia e Blu hanno fatto pace. Venezia ha dichiarato guerra ai Guelfi. Oh, quanta roba. Ok. Perfetto. Tutta questa cosa qui, se le vendo mi daranno un casino di soldi, quindi meglio che prendiamo tutto. Tutto quanto. Sale. E razziare è la cosa migliore da fare in questo gioco. Guadagni un casino di soldi, non immaginate. Burro ne ho per i miei uomini. Oh, prendiamo un po' di burro invece della lancia. Burro così. Burro! Perfetto! Ok, ora è meglio che vado a vendere un po' di burro a Chester. Magari. Con... Ah, altre mucche? Perfetto! Altre mucche. Aspettate, mi è morto il cavallo a me. Già, mi è morto il cavallo, quindi prendiamo un altro cavallo. Ma questo qua è un po' meglio. Ecco. Così andiamo un po' più veloci. Poco più, perché ero rimasto senza cavallo. Poverino. Dai, non sono Velgritas il cavaliere senza cavallo. Sono Larus il cavaliere con cavallo. E con tanto di esercito, quindi. E con tanto di mucche che mi inseguono. Manchester. Diamo anche una visitina alla taverna con la solita Arlott, però voglio vedere se c'è qualcuno che mi può prendere un po' di cose. Ok, innanzitutto Velvet, lo vendo qui. Più. Così basta. Al mercante di cavalli, vediamo questo. Anzi, solo questo? Sì. Quello dell'armatura invece vendiamo questo. Questo. Invece quello delle armi. Cosa possiamo vendere? Questo, questo, questo. Molto bene. Che così ho già guadagnato un bel po' di soldi. Possiamo ancora attaccare un po' di questi. Tanto povera Irlanda. Non so se dichiarando guerra, diciamo all'Irlanda, anche la Scozia, cioè io non è che ho proprio dichiarato guerra, mi sono preso di ammazzare un po' di irlandesi. Comunque, non so se la Scozia entrerà in guerra, visto che io sono diventato ostile verso l'Irlanda, sì, buonanotte, il Galles. Quindi non so come andrà più o meno. Inseguiamoli intanto un po'. Sti chimeri. Dove stanno scappando? Tanto prima o poi dovranno tornare qui. Non possono scappare fino all'infinito. Eccoli qui. Ammazziamoli. Ho i custodes. Alt! Carica nemica! Ah.
Ho il doppio delle loro forze. Quindi in teoria dovrei. No, comunque. Ho il doppio delle loro unità. Quindi in teoria dovrei farcela un po' a batterli. Però non so se il nemico caricherà oppure farà il coglione. Vado a dare un'occhiata. Tanto che i miei uomini fanno una formazione. Sono là. Ok, quindi stanno facendo una formazione. Tutti quanti spostatevi qui. Dovremmo passare un fiume. Sì. Oh! Le frecce irlandesi, cioè gallesi, fanno male, cazzo. Sono là i nemici, quindi. Anche tutti sti boschi, non si vede nulla. Dannazione. Quelli lì. Sono tutti a cavallo, a quanto pare. Vedo di farmi inseguire da uno di loro, che così li porto dritto per dritto nella mia formazione. No, si ritirano, guarda come sono. Diamo un po' un'occhiata. Ok. Ora facciamoci inseguire. Intanto ne ho ammazzato uno. Eccoli qui, eccoli qui. Oddio. Uomini! Dai, facciamo sta imboscata! Oddio. Uomini, uomini, uomini! Aiuto, aiuto, aiuto! Sì! Ammazzateli tutti! Ammazzateli! Tu, dove scappi? Torna qui! Mendicante! Ecco, guarda come scappano! Come sono sti gallesi! Scappano, attaccano, scappano, attaccano! Ecco, eccolo qui! Oddio! Sì, l'ho beccato, gli ho fatto 36 di danno. E questi intelligenzi cosa vogliono fare? Carichiamo. Tiriamo lo scudo alle spalle che così non ci beccano con le frecce. Alle spalle, ovviamente. La cavalleria la faccio attaccare anche se è un po' rischioso. Ma io non bado al rischio, i miei uomini sono preparati a questo e altro. Muori! Muori! Stupidi Cairn gallesi! Io investo i nemici, non li attacco. Eccolo qui uno. Oh, merda, l'ho mancato. Merda, lo investiamo solo. Però. Oh, non vuole morire. Ok, ammazzato. Chi è rimasto? Ah, dei fuggitivi. Vediamo che riusciamo a fare. Eccolo lì. Merda. Sì. Bene. Ok, ora inseguiamo l'ultimo dei gallesi. Quindi continuiamo ad andare dritti. Dove sono? Ok. L'ultimo ammazzato. Perfetto. Sì. Uomini, abbiamo vinto di nuovo. Yeah. Divento sempre più conosciuto. Vediamo un po' che hanno. Un'accetta nuova, però a me non serve. No, non serve nulla. Prendiamo un cavallo giusto così.
Targe. No, niente. Non c'è niente che mi interessi. Ok, quindi continuiamo un po' a dare fastidio ai irlandesi. Ah, dovrei anche essere aumentato di grado. Diamo il carisma. E aumento. Aumento. Non so che cosa aumentare d'altro. Mantenimento ai prigionieri, sì. Eh sì, allora. Così. Bene. Stiamo andando molto bene. Ok. Non so dove si stanno spingendo tutti sti carri. O queer. Come cavolo si chiamano? Cimbri? No. Vediamo un po'. Quanto vorrei assediare Aberfraz. Che nome del cazzo. Quanto vorrei assediarla, questa città, e conquistarla. Tutta per me. Un giorno magari ci riuscirò, ma quel giorno non è ancora arrivato. Tanto diamo un'occhiata a quanti uomini hanno. Hanno circa 700 uomini. Hanno 100, anzi 200 e passa arcieri. Hanno 130 lancieri. Non ci sono speranze per me. Questi qua sono in 111. Non so che cavolo stanno facendo qui. Devo andare qui? Cosa possiamo fare? Sono arrivato in un piccolo insediamento appartenente ai Cimbri. Una compagnia di mercenari sta causando problemi. Le persone parlano e sono anche ben armate. La popolazione è 228 e la prosperità 12. Smash the bastard. Cioè, posso picchiarli? Picchiamoli allora. Sono i bastard. Ah, sono questi. Ah, ma questi qua non sono cimbri. Se sto aiutando i cimbri, io mi sto incazzando. Forse si sta riferendo ai... Sì. Ma questi qua sono mercenari. Ah! Tutti carica, va. Sei... Crepate. Sì! Crepate. Bravi, 1-1. Eccoli uno, eccoli lì. Bravi! Sì. Bene! Che abbiamo vinto. Vediamo un po' che cosa c'era. Ah! Che bello il metto. Me lo metterò appena potrò. Ah, mi sa che non era la popolazione, ma ero dei mercenari che stavo passando lì vicino. Merda. Non posso ammazzare la popolazione locale, così fare dei... dei stermini, qualcosa del genere. Non si può. Io voglio sterminare la gente. Tu, io ti posso sterminare. Maledetto, muori! No, non posso. Ci parlo, almeno. Ah... Niente, non posso fare un cazzo. A te? No, un altro Wandering Bard. Ma sono tutti dei bardi? È la città dei bardi.
Cioè, sono tutti uguali. Oddio. Comunque sì, ho salvato la popolazione, sti qui. Ok, ora torniamo un attimo. Oh, guarda qui, dei cimbri da attaccare. Con piacere. Venite qui. Bene. Oh, invasori! Custodes. Oddio, sono in 110. Oh Cristo. Sono in 110. Ma come sono in 110? Non erano di meno? Non erano in 110, erano in 20. Chi sono sti custodes? Porco zio. Oddio. Adesso come faccio a salvarmi? Dai, qua dietro. Cavalleria qua dietro. Ok, uomini, dobbiamo salvarci. Sono 63 contro 63 al momento. Ma intanto ce la possiamo un attimo fare. Vedo di aggrarli un po' da solo. Dai. Che si stanno un po' muovendo, posso ammazzare un po'. Oddio, oddio, oddio. Ok, no. Niente. Ah! Oh, aia. Merda. Dai, vediamo un po'. Magari riesco a fare un po' di meglio con il mio uomo. Che la cavalleria ormai è bella che è andata. Caricate uomini, dai. Gli arcieri dobbiamo caricarli, sennò ci ammazzeranno uno a uno. Sono molto più potenti di noi. Vai, muoviamoci. Bello, un crociato qua in Scozia. Oddio, ma sono tosti sti qui. Oddio. Dai. Ce la potremmo fare. Oddio, lanciano giavellotti su giavellotti. Muori! Muori molto male! Oddio, 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 mi stanno stuprando! Morite male tutti quanti! Muori! Ok! Ok, sto sterminando sti arcieri, però. Oddio, uomini, tutti, tutti. Alt, alt, alt. Bene. Muori, muori. Ok, dai. Uomini, pronti. Caricate, caricate, caricate tutti quanti. Dai, dai, oh, merda. Ma perché devo fare sempre un balestriere del cazzo? Io non sono bravo con la balestra, sono bravo con l'ascia e scudo, così dai. Oh, merda, merda. Ecco, 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 ecco. Dai, ce la possiamo fare. Ragazzi, ce la possiamo fare. Possiamo salvare la Scozia. Cioè, noi li stiamo invadendo, quindi. Ammazzateli tutti. Ah! Maledetto. Ok. Ok.
Muori, 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 muori. Oh, mai arrendersi. Mai arrendersi, mai fermarsi. Ammazzare tutti. Guarda qui come fugge. Guarda, guardate. Come fuggono, come fuggono. Davanti all'ira e la potenza degli scozzesi, li abbiamo battuti! Li abbiamo battuti! Sì! 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 Abbiamo ammazzati quasi tutti. Questi qua li abbiamo catturati. Ok, gente, li abbiamo battuti. Li abbiamo battuti! Io non ci credo. Come cazzo abbiamo fatto? Questo qua è un elmo un po' mi buono, migliore di sicuro. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh, che bello la ecco, onore. Sì. Sì, abbiamo preso un po' di uomini, però dai. Community, alcuni sono disponibili per l'upgrade. Ho perso un po' di uomini, ma non è tanto importante. Ho abbastanza soldi per reclutarne altri. Non è quello un problema. L'importante è che ho ammazzato tutti questi uomini del nemico. Magari prendiamo anche un po' di inglesi. Troppo inglesi che sono, magari sono un po' diverse, oppure comunque sono magari uguali. Chi può dirlo? Andiamo a dare un'occhiata. Andiamo a Chester. Volontari. Una compagnia di arcieri gallesi. Sì! Arcieri gallesi. Vediamo un po' quanti siamo adesso, 71. Sono dei cimbri, questi qui. Sì, una compagnia di arcieri. Non sono tantissimi, sono 20. Però, buono. Castel Lancaster. Cioè, se ho letto prima Lannister Castle. The fuck, Lannister, go away. Perfetto, perfetto. Ok, quindi abbiamo degli arcieri gallesi. Che almeno potrò fare il culo anche a loro. Ai gallesi stessi, utilizzando la loro stessa arma. E adesso torniamo in Scozia vittoriosi dopo le nostre campagne. Anche se abbiamo perso un po' di uomini, ma adesso abbiamo degli arcieri gallesi. Eravamo partiti in 98, sì, Videogiochi Italia, sì, ok, basta. Ok, basta. Perfetto. Quindi, mettiamoci qui, controlliamo se ci sono un po' di volontari. No, niente, quindi. Tutto a posto. Diamo un'occhiata alla taverna. Arlot? Oh, dei mercenari? No, no, due è troppo poco. Ma no, io sembro sempre Rayman. Comunque, gente, oddio. Non è. Questo bug qui grafico non è proprio carinissimo, ecco. Quindi, gente, per questa puntata è tutto. Le campagne per il Galles continueranno. Alla prossima, gente, da loro è tutto. Ciao!